Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Zonalisi. Faccio così veloce perché vi vorrei raccontare la partita che ho appena visto molto bene, molto. Allora, io tifo Croazia, ma mi sta bene la Croazia, mi sta veramente bene, mi sta veramente bene, mi sta bene, vi dico perché. Allora, la Francia ha giocato. Allora, vi dico intanto quanto è finita. Francia 4, Francia 4, Croazia 2. Francia 4, Croazia 2. Ecco, ci ho fatto dirlo. Allora, mi sta bene la Croazia, mi sta bene, mi sta benissimo. Perché? Perché? Secondo voi perché? Perché ha fatto cioè. Ha fatto, scusate che vado a vedere che ne sono. Ah, sono già le 7. Alle 7 e un quarto chiudo così e poi gli faccio l'altro video alle 7 e mezza. Cosa vuol dire? Ah sì, mi sta bene la Croazia. Mi sta bene, va bene. Mi sta bene. Sì, mi sta bene. Mi sta bene perché faceva indietro, andava mai avanti, poi cioè. Mi sta bene, diciamo. Allora, ma il gol di Pogba io. Il gol di Pogba. Non giudichiamo, va? Comunque, il gol di Pogba è stato bellissimo. Beh, allora, non come quello di. Fatemi pensare. Non come quello di Insigne su calcio di punizione contro l'Empoli. Avete presente l'Empoli 5-1? 5-1 che Insigne ha fatto quella giro che non avrei ricordato neanche io quale giocatore era. Allora, vi racconto quella partita. Allora, la Francia. No, allora, cominciamo da Croazia. Allora, la Croazia. Cioè, si sveglia dopo sempre. Cioè, non sempre, questa sera. Il suo pomeriggio si sveglia sempre dopo. Sempre dopo. Perché? Allora, la Croazia tutta la partita ha giocato male. Ha giocato male? Perché ha giocato male? Perché faceva. No, non è per quello, lo dico. Cioè, perché ha giocato male? Perché non teneva palla tra i piedi, gli scivolava sempre la palla. E invece la Francia ha tenuto, ma perché la Francia è più forte, quindi la Francia ha tenuto il possesso palla del 49%, forse se non mi sbaglio. Primo tempo 49, no, primo tempo 60, secondo tempo 40, una cosa del genere. Boh. Comunque la Francia ha giocato molto bene e la Croazia ha fatto abbastanza schifo, cioè schifo, diciamo, giochiamo ragazzi. La domenica io non so parlare, ve lo dico domenica prossima che è lunedì, ma vabbè, farò schifo a parlare, schifo. Comunque stavo dicendo sì, che la Croazia ha fatto schifo, la Croazia ha fatto schifo. Poi quando ho fatto il 4-2, boh, è partita. Ma non si poteva svegliare prima, scusate, no? Cioè, scusate, raga, ma aspettate un attimo, sto prendendo una cosa. Ok. Sì. Cioè, non poteva giocare prima meglio. O no? Cioè, va bene che la Francia è forte, non è come. Non è come. Cioè, Portogallo, oddio, è forte. Infatti, Portogallo-Spagna quella volta è finita 3-3. Quella volta, oddio. Non parliamo di 100 anni fa. Ma vabbè, quella volta, là. Sempre in questo mondiale, questo mondiale qua. Ha giocato molto bene contro la Spagna. Portogallo-Spagna è finita 3-3, ma. Passiamo a questa partita perché io non voglio fare discorsi delle altre partite, voglio solo
giocare in questa. Poi per la carità, ci sta che metto, che ne so, Serie A, tipo Fiorentina Benevento, ci ho fatta dirlo, che ormai Benevento è andato in Serie B. Però facciamo Fiorentina Benevento, è finito 1-0. Faccio la... tac, YouTube fatto. Allora, passiamo a questa partita. La Francia che ha dominato e la Croazia che ha dominato dopo i 5 minuti. Cioè, cosa vuol dire questo? Che la Croazia ha dominato dopo l'85esimo, così ecco. Poi, vabbè, 5 minuti di recupero, poteva fare un altro gol, dai. Spike, non mi leccare, scusate che c'è il mio cane che lecca. Saluta Spike. Spike, saluta YouTube. Spike, saluta YouTube. Saluta YouTube. Ciao. Comunque, ehi, non mi leccare. Non mi leccare. Non mi leccare. Comunque, torniamo a noi. Che schifo. Torniamo a noi. Torniamo a noi. Quindi, scendi giù, non mi leccare. E allora? No, non mi leccare. Non mi leccare. Torniamo a noi. Torniamo a noi. La Francia, mentre il mio cane mi lecca, non so perché, non so quale motivo. La Francia ha vinto. Quindi ha vinto la coppa. La sapete, quella sì. La sapete tutti. Credo. Credo che. Ehi, ma il mio cane si lecca sempre tutto. Tutto, tutto. Non mi leccare. Scendi giù. Sto facendo un video su YouTube. Scendi giù. Scendi giù. Scusate, raga. Ma mi lecca, non so perché. Ho a caldo, però anch'io ho caldo, quindi non mi può aiutare. Oppure c'è il ventilatore che è sempre attivo, acceso, tranne d'inverno. Allora, torniamo a noi. Mentre se il cane ovviamente mi fa parlare. Grazie, cane. Molto gentile da parte tua. Allora, torniamo a noi. La Francia ha dominato. E questo l'ho detto mille volte. L'Inghilterra. Sì, l'Inghilterra, buonanotte. La Croazia contro. Ecco. La Croazia invece che ha dominato dopo. Ha dominato dopo la partita Croazia, anche perché la Croazia. Spike, fatti vedere, Spike. Spike, ciao. Io sono Spike. Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi. Niente, comunque la Croazia che ha dominato alla fine proprio. No, poi avete visto il gol di Mandzukic, il secondo. Non ci credo. Non ci posso credere. Ci credo. Ma Spike, la smetti di leccare, la smetti, la smetti. Non ci credo, quell'errore. Cioè, quell'errore lo facevo anche in ciabatte, ma invece no. Come dice Re Calcati, che ministro dell'Inter, che saluto, ciao Reca. Che non è un youtuber, però saluto lo stesso. Saluto lo stesso e niente. Mentre il cane mi sta continuando a leccare, ragazzi. Non so perché, forse non lo so. Niente, sto ancora qua con voi a parlare di calcio, ovviamente. Vi dico calciomercato, ecco. Allora, ho visto Gabbomen, che saluto, ciao Gabbo. Vi invito a seguire su YouTube. Cosa volevo dire? Che vi racconto adesso una cosa. Che cos'era? Fiorentina Napoli, mi sembra. No, Napoli Milan, scusate, Napoli Milan è finita 4-2, no? C'era. Ehi, Spike, aia! C'era Napoli Milan, era finita 4-2. Praticamente il quarto gol
Io me ne sono andato fuori di casa praticamente. C'è Romagnoli, Alessio Romagnoli che mi chiama, che si chiama come me, ciao Alessio, però io tifo Napoli, quindi non posso tifare Milan perché così. Poi vabbè, se c'è Milan-Inter ovviamente tifo Milan, certo perché l'Inter a me non mi piace, non mi piace. Comunque stavo dicendo che c'era Napoli-Milan 4-2. Autogol di Romagnoli. Allora, non è autogol. Praticamente, Romagnoli, cioè Caglicon, ha messo la palla dentro. E però poi Romagnoli ha spinto con le mani. E poi Caglicon ha rimesso sempre dentro. Quindi o è gol o autogol. Cioè no, o è espulso Alessio Romagnoli. Oppure è rigore. È già, è rigore. Oppure gol validato di Caglicon, perché vabbè, torniamo noi, cioè, torniamo a Francia-Croazia, che Serie A non è ancora iniziata. Ah sì, scusate, volevo dire che il calendario di Serie A lo fanno su Sky, come ho io, che la C-Sky, non Spike, scusate, Sky, fanno vedere la... Come si dice? Come la Champions League, tipo Barcellona vs, che vuol dire contro Barcellona contro Manchester City, per esempio, che ormai. E anche il calendario Serie A fanno vedere queste cose, come la Champions, la cosa. Cosa voglio dire? Ah sì, che il calendario Serie A ci basta andare su Google, scrivere calendario Serie A. No, adesso ve lo dico io quando. Il 26 luglio, 26 luglio alle ore 19 c'è già la copertina della come si dice, della Serie A, diciamo. 26 luglio alle ore 19:05, 19:10, comunque fanno su Sky fanno vedere, se avete Sky potete vederla anche voi come me, su Sky alle ore 19, non so in che canale, comunque alle ore 19, 26 luglio ore 19. Niente, io vi saluto, che sono già 13 minuti. Dai, sono ancora 15, sono ancora 15. Mentre, cioè, come si dice? C'è il VAR, ecco. In Serie A c'è il VAR, sapete quello che so, così. Il VAR, quindi l'arbitro quando va sta decidendo qualcosa, lui va. Non so parlare oggi, non so parlare. Comunque il gol di maggio che c'è questo. Non ci credo, non ci posso credere. Vabbè, io vi saluto perché qua il mio cane si sta leccando tutto, mi sta leccando tutto, io vorrei, come si dice? Vorrei farlo smettere, ecco. Non so come si dice, farlo smettere, sì. Non so la lingua italiana, ce la so, per la carità. Però Spike, saluta YouTube. Spike, oh, si è dato un bacino. Spike, ok, io vi saluto con un grande bacione. Schifo, ha sporcato il telefono, scusate raga, ma il mio cane è schifo, ha sporcato il telefono, quindi ok. Ah no, scusate, un'altra cosa, Piazza, quello della Juve, oggi ha fatto letteralmente cagare. Io vi saluto e vi mando un grande bacione da parte mia e da parte del mio cane. Ciao!